Ciao a tutti, questo video per una lettura di tarocchi che può andare bene per tutti, quindi sarà una lettura secca a quattro carte. Il quesito è: mi tradisce? Allora, tutti possono effettuarla seguendo le istruzioni. Allora, io mescolo le carte, taglio, giro. E ne scelgo 4 a caso. Uno, due, tre e quattro. Allora, il caso non esiste, in modo sincronico escono le carte. Allora, adesso devi sceglierne una, la carta numero 1, o la 2, o la 3, o la 4. Scegliene una tra queste 4. Pensa, o la 1, o la 2, o la 3 o la 4. Dopodiché, concentrati un attimino sul pensare sulla persona che tu ritieni, se ti tradisce o meno. Quindi, poniti dentro di te la domanda. Prendi alcuni secondi, al limite puoi stoppare il video. E adesso andiamo a vedere la risposta. Perché ho scelto la carta numero 1? Ci saranno dei fastidi. L'appeso. L'appeso vuol dire che magari non è un tradimento vero e proprio perché non è appeso per il collo, però qualche fastidiuzzo, magari qualcosa di online ci può stare. Il bagatto all'inverso, il bagatto all'inverso ci dice che qualche cosa ci potrebbe essere, ma non un vero e proprio tradimento, non è una carta che prevede un tradimento, prevede un inizio forse di una conoscenza, ma che non sta andando neanche per il verso giusto. Quindi, per ora, Papa, persona molto spirituale, quindi non ci sono segni di tradimento anche su questo. Ecco, il Sole al contrario potrebbe essere che, diciamo, un'esigenza di trasgressione, perché uscita al contrario ci possa essere. Quindi quella dove è più probabile che magari chi ha scelto la carta numero 4 deve un po' stare attento perché questo sole della passione si sta spegnendo ed è probabile che ci possa essere stata un'infiltrazione da parte di un antagonista. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale, iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!